Nel 222 a.C. i Romani conquistano una piccola città gallica, fondata un paio di secoli prima, e la chiamano Mediolanum, che probabilmente significa in mezzo alla terra. Pian piano il centro s'afferma come capoluogo nella vasta pianura e ottiene autonomia amministrativa e politica già nel 42 a.C. In seguito si configurerà come la porta attraverso la quale il cristianesimo troverà legittimazione e autorità nell'impero. È qui infatti che nel 313 Costantino promulga l'editto col quale concede libertà di culto ai cristiani. Qui, nella seconda metà del secolo, il vescovo Ambrogio comincia a imporre l'ortodossia della Chiesa. E sempre qui, nel 395, Onorio sposta la capitale dell'impero romano d'Occidente. Ma nel 476 l'impero cade e tutta la regione resta in balia dei barbari, Visigoti, Unni, Ostrogoti, infine i Longobardi che domineranno per i successivi due secoli. Vengono scacciati nel 774 da Carlo Magno, calato coi Franchi in Italia, per realizzare il grandioso disegno del Sacro Romano Impero. La feudalità ecclesiastica che ne consegue resta al potere fino a quando il moto popolare della Pataria non le si rivolta contro per organizzarsi nel 1117 in un libero comune. Forte e ricca, Milano irrita l'imperatore Barbarossa che nel 1162 la prende e la distrugge. La città reagisce mettendosi a capo di una lega formata da altri centri lombardi e guida una riscossa culminante nella vittoriosa battaglia di Legnano nel 1176. Non passerà molto, però, prima che le lotte si scatenino all'interno della stessa città. Nel 1240, Pagano della Torre fonda una signoria guelfa che sarà rimpiazzata nel 1277 da quella ghibellina dei Visconti. Simbolo della potenza viscontea è il Duomo, intorno alla cui mole sboccia una squisita stagione tardogotica. Con la morte di Filippo Maria nel 1447, la casata si estingue ed emergono i nuovi signori, gli Sforza. Francesco I fa costruire il castello sforzesco e l'ospedale pubblico della Ca' Granda. Suo figlio Ludovico chiama a Milano artisti del calibro di Bramante e Leonardo. L'ambizioso principe tenta di porsi quale arbitro assoluto della politica italiana, ma nell'anno 1500, dopo essere stato più volte battuto dai francesi, perde libertà e ducato. Tutta la Lombardia è ridotta a terra di conquista e nel 1535 la città diventa un governatorato spagnolo. L'arroganza, la sopraffazione, la stolta burocrazia degli occupanti, la povertà e le pestilenze che ne derivano saranno magistralmente descritte più tardi da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Nel 1706 la città passa sotto il controllo austriaco. Alcune riforme promosse durante il regno di Maria Teresa, nella seconda metà del secolo, portano una nuova stagione di benessere e cultura che proseguirà anche con gli intellettuali dell'illuminismo milanese quando, nel 1796, Bonaparte entra in città e la proclama capitale della Repubblica Cisalpina. La dura restaurazione del governo austriaco nel 1815 provoca la ribellione. Sulle note e sui versi del romanticismo nasce a Milano il Risorgimento, che ha i suoi simboli in Giuseppe Verdi e Alessandro Manzoni. Con le eroiche cinque giornate del 1848, gli insorti scacciano le truppe austriache, che però di lì a poco torneranno. Milano dovrà attendere l'annessione al Piemonte del 1859 per liberarsene definitivamente. Nel nuovo secolo, con lo sviluppo dell'industrializzazione, la città esce in modo confuso dal limite dei vecchi bastioni spagnoli. Durante il ventennio fascista, numerosi interventi segnano gravemente l'assetto del centro storico, che verrà ulteriormente distrutto dai bombardamenti del 1943. La ricostruzione è frettolosa, ma produce qualche buon intervento, per esempio la Torre Velasca o il grattacielo Pirelli. L'inaugurazione della prima linea metropolitana sancisce infine l'avvio dell'esaltante boom economico e industriale degli anni 60. Negli ultimi 20 anni la città sta cercando di rilanciare la propria immagine in campo artistico e culturale, promuovendo riconversioni e restauri, come quello che ha restituito al mondo il capolavoro leonardesco del Cenacolo o quello del Teatro alla Scala, che ha fatto risplendere di nuova luce il teatro lirico più prestigioso del mondo.